Le trionfali accoglienze di Budapest ai sovrani d'Italia, alla principessa Maria e al conte Ciano, ministro degli esteri, ricevuti alla stazione dal reggente d'Ungheria e dalla signora Orti, dal presidente del consiglio Darani e dal ministro degli esteri De Cania. Nel padiglione d'onore, i membri del governo, le alte cariche dello Stato, i capi delle forze armate, la legazione d'Italia al completo, con a capo il ministro Conte Vinci, i ministri di Germania, d'Austria e di Jugoslavia, hanno ossequiato gli augusti ospiti. All'uscita dalla stazione, gli alalà dei fascisti e di una rappresentanza della colonia italiana salutano per primi il fastoso corteo delle berline di gala, diretto alla reggia fra due ali di popolo acclamante che costeggia i 5 chilometri del percorso. Una sosta in piazza Mussolini drappeggiata di stendardi tricolori dove il borgomastro ha letto l'indirizzo di saluto della cittadinanza al sovrano della nazione amica, redatto in italiano. Attraverso il centro di Pest, il ponte delle catene gettato sul Danubio, il corteo sale verso il castello reale che domina Buda, dove soggiorneranno gli augusti ospiti con il loro seguito.